Siamo in piena primavera e oggi ti spiegheremo come prepararti per la più bella festa di primavera, la Pasqua. Uova di unicorno, doppiarie pasquali e una ciotola di caramelle a forma di agnello. Dai un'occhiata a queste e tante altre idee di decorazioni festive nel nostro nuovo video. Per il primo lavoretto pasquale hai bisogno di gesso, di un contenitore di plastica e di un ramoscello. Sciogli la polvere di gesso secondo le istruzioni. Fissa il ramoscello al contenitore. Quindi prendi una palla di polistirolo, alcuni fiori e uova decorative. Dipingi di colori vivaci le uova, aggiungi dei pois come decorazione. Quando l'intonaco è asciutto, rimuovilo dallo stampo. Taglia il bordo della base di gesso per fare la forma di un uovo rotto. Dipingilo di giallo. Fissa le uova colorate sulla sfera di schiuma. Usa la colla a caldo. Decora gli spazi tra le uova con i fiori. Che bello! Fissa la parte superiore colorata della topiaria su un baule di legno. Decora la base con riempimento per cestini. Attacca fiori e pompon. Un vivace albero di Pasqua decorerà la tua stanza e riempirà la tua casa con un'atmosfera di vacanza primaverile. Queste uova non sembrano festive. Prendi pezzi di feltro e un foglio di gomma piuma glitterato. Ritaglia fiori e piccole corna. Incolla a caldo un corno all'uovo. Incolla le orecchie di feltro. Decora l'unicorno con una corona di fiori. Fissa delle perline con la colla a caldo. Disegna occhi chiusi e ciglia usando un pennarello sottile. Le simpatiche uova di unicorno sorprenderanno e delizieranno i tuoi ospiti con il loro aspetto luminoso e festoso. Metti le uova in un nido verde. Bene, non sono adorabili? I tuoi amici saranno felici! E per la prossima idea, prendi del gesso e un palloncino. Aggiungi acqua all'intonaco e mescola bene. Gonfia il palloncino e rivestilo con una lozione idratante. Usa un cucchiaio per ricoprire il palloncino con l'impasto di gesso. Lascia asciugare l'intonaco. Fai scoppiare il palloncino e tiralo fuori dallo stampo di gesso. Rompi i bordi per allargare il buco. Sembra un guscio d'uovo. Metti l'uovo sul prato. Riempilo di terra. Mettici una piantina e annaffiala. Un albero in un guscio bianco darà luminosità al paesaggio. Ora decoriamo le uova con colori acrilici. Per praticità utilizza il nastro. Metti la punta appuntita dell'uovo nel rotolo. Disegna una linea ondulata intorno all'uovo. Copri la parte superiore dell'uovo con la pittura. Disegna gli occhi neri e una bocca. Aggiungi lucentezza alle pupille. Adesso hai bisogno di pittura marrone e di un pennello fine. Disegna la trama dei waffle nella parte inferiore dell'uovo. Disegna degli zuccherini colorati sulla parte superiore viola. Questo uovo gelato sarà migliore tra degli amici. Crea diverse uova gelato di diversi colori. Metti le uova decorate in un cestino. Queste uova colorate renderanno indimenticabile la tua Pasqua. Ora prendi delle cannucce di plastica. Tagliale a pezzi. Usa una profonda ciotola di vetro come stampo. Disponici dentro le cannucce. Prendi una pistola per colla a caldo. Collega le parti delle cannucce l'una con l'altra. Rimuovi la creazione dalla ciotola. Coprila con pittura spray dorata. Il cesto d'oro sembra un nido di paglia. Le uova di Pasqua saranno molto comode in questo nido. Puoi mettere questo vaso sul tavolo o usarlo per decorare una stanza. E ora condividiamo un'idea per piegare un tovagliolo in modo originale e carino. Stendilo sul tavolo. Partendo dall'angolo, arrotolalo. Piegalo a metà. Fissalo con un nastro. Lega il tovagliolo al centro, facendo un fiocco. Piega un orecchio e posa un uovo sul tovagliolo. Pensi che i tuoi ospiti apprezzeranno la tua idea originale? Sembra molto carino! Per questo life hack hai bisogno di un cerchio di cartone e di palettine da caffè. Taglia i bastoncini a metà.
incollali a caldo intorno al cerchio. Dovresti ottenere una staccionata di legno come questa. Prendi pompon colorati di diverse dimensioni, incollali a caldo al cestello. Taglia un viso e delle orecchie da un pezzo di feltro bianco. Fissa i pezzi di feltro con la colla a caldo. Disegna la faccia di un agnello con un pennarello. Colora le orecchie. Fissa uno scovolino rosa come manico. E aggiungi un po' di riempitivo da regalo. E metti delle caramelle nel cestino. Un agnello carino ed elegante diventerà una bellissima ciotola di caramelle pasquali. Questo agnello luminoso e soffice scalderà il cuore di tutti. E ora condividiamo un'idea per decorare una brocca di vetro. Hai bisogno di un pezzo di pellicola autoadesiva. Ritaglia dei coniglietti. Attaccali alla brocca. Prendi della pittura acrilica lucida. Usa un pennello di gomma piuma per applicare la pittura sul vetro. Per rendere più scuro il colore della brocca, aggiungi della pittura viola scuro. Quando lo strato di pittura si asciuga, rimuovi la pellicola dal vetro. Versa il latte nella caraffa. I conigli bianchi come la neve sembrano ancora più interessanti con uno sfondo lattiginoso. E che la mattina di Pasqua inizi con un delizioso caffè latte! L'atmosfera festosa è garantita! Per il prossimo life hack avrai bisogno di carta colorata e di una grande confezione di M&M's. Disegna un triangolo su un foglio di carta arancione. Ritaglialo. Ritaglia un rettangolo verde. Arrotola il foglio arancione in un cono. Fissalo con il nastro adesivo. Taglia a frange il foglio verde. Piega e fissa le erbette alla carota. Versaci dentro i dolcetti. Lega un nastro in cima. Prepara tante carote quante te ne servono, in modo che ogni ospite ne abbia una. Mettile in un vaso di vetro. Le carote con la dolce sorpresa rallegreranno persino il coniglio più triste. Speriamo che la tua Pasqua sia luminosa e piena di vitamine. Adesso servono un barattolo di vetro e un foglio di gomma piuma scintillante. Taglia una testa con le orecchie dal foglio di gomma piuma. Attacca dei pezzi di foglio di gomma piuma rosa alle orecchie. Disegna una faccia. Fissa la faccia con le orecchie al coperchio. Incolla una coda pompon. Lega un nastro. Riempi il barattolo di caramelle. Dei piccoli conigli con ripieno dolce possono essere usati come decorazione o come regalo per i tuoi amici. Ecco un'altra idea per decorare le uova di Pasqua. Hai bisogno di una matassa di filato bicolore e di una pistola per colla a caldo. Spremi una goccia di colla sulla punta dell'uovo. Fissaci il filo. Ruota l'uovo attorno all'asse e ruota il filo intorno ad esso. Continua ad avvolgere l'uovo, tenendo il filo con il dito. Fissa la seconda estremità del filo con la pistola per colla a caldo. Le uova avvolte col filo sembrano ricamate. Non ti fanno nemmeno venire voglia di mangiarle. Per quest'altro life hack hai bisogno di una fascia per capelli. Piega il filo di ferro in lunghe orecchie e prendi un paio di calzini bianchi. Stendi un calzino sull'orecchio, fissa il filo sull'arcata, decora con scovolini colorati, avvolgi un filo bianco sul cerchietto. Usa fiori artificiali e perline per la decorazione, incolla a caldo. Con un cerchietto dalle orecchie brillanti sarà il coniglio più affascinante della festa. E la cosa migliore è che puoi farlo da sola! Per il prossimo life hack, prendi una palla di polistirolo e qualche lecca-lecca. Inserisci le caramelle nella palla. Prendi uno scovolino, piegalo a metà, allaccia le orecchie da coniglio alla palla. Prendi degli occhi finti e dei mini pompon. Puoi anche usare piccoli pezzi di ecopelliccia. Crea una faccia da coniglio e le zampe morbide. Decora con un fiocco. Taglia la base da un foglio di gomma piuma glitterato. Fissa il lecca-lecca alla base con la pistola per colla a caldo. Fai un sacco di coniglietti. Puoi regalarli ai tuoi amici. Sono piaciute le nostre idee per Pasqua? Scrivi nei commenti quale farai quest'anno e non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella per vedere anche altri life hack per le feste di Trum Trum.